Una persona squisita, squisita, bravissimo, corretto. Dopo, dal punto di vista calcistico, capisco poco io. Non lo seguivo da quel punto di vista, però come rivoltano era visto benissimo da tutti. Conosco anche la moglie Carla e direi squisita, di grosso dispiacere. Facevano vita di paese. Sì, certo. Quando c'è la fiera di Santa Apollonia erano, diciamo, in prima fila per organizzarla, sempre partecipi, ottime persone, un dispiacere. Qua in paese noi lo conoscevamo perché ha sempre condiviso con tutto il paese i suoi successi sportivi. Non so, ha portato il trofeo della Coppa Italia qua in un bar in piazza. Quando è venuto in Serie A con la Cremonese ha fatto la festa qui in paese. Se lui tendeva proprio a vivere anche il paese, anche quando c'era la fiera del paese qua in Santa Apollonia, partecipava con un suo stand, quindi lui era molto legato a noi e quindi è logico che mancherà a tutti qui. Poi aiutava anche il centro alcolisti qua a Rivolta, ha sempre aiutato le associazioni, per cui per noi qui è un personaggio importante. I suoi salami erano buoni. Io non l'ho mai assaggiati, però faceva Sì, delle feste. sentiamo, erano buoni? Sì, erano molto buoni. Li ha assaggiati lei i Sì, salami di Mondone? sì, sì. Era un esperto a farli. Sì, era molto esperto e erano molto buoni. Gli piacevano Cioè, aveva questa passione dei salami oltre al Eh calcio. sì. E Lei che ricordo ha di degli Mondonico? animali anche. Che ricordo ha lei di Mondonico? Non ero proprio amico amico, ma era una persona proprio brava. È sempre stata una bravissima persona, da giovane e anche adesso che è anziano, diciamo. Cioè non si era montato la testa per il fatto che aveva fatto il grande Per nessuna allenatore? ragione al mondo, veramente E bravissimo. continuava ad abitare qui a Abita Rivolta? sempre qui a Rivolta e poi era diventato anche nel sociale dei ragazzi del CAT, dell'oratorio e così, veramente bravo. Ho giocato con Emiliano a livello oratoriale quando si faceva il CSI e poi lui ha preso la carriera che sappiamo ben tutti, cioè è stato acquistato dalla Cremonese e che comunque giustamente come ha detto qui Gianni era una grande persona. Voi avete giocato insieme, avete cominciato insieme a giocare a calcio? Sì, prima in oratorio e poi c'era la squadra del CSI, abbiamo fatto le finali per il campionato italiano, poi la Cremonese ce l'hanno fermato e quindi abbiamo perso le speranze. Si era capito subito che era un fuori classe, uno che... Decisamente sì. Erano buoni i salami di Mondonico? Spettacolare. Perché cosa avevano di particolare? Erano, l'ha detto lei, erano buoni. Ma è una passione che ha sempre avuto, questa che ha coltivato anche mentre faceva il calciatore e l'allenatore, o è stato un po' un'idea da... È una passione che è venuta dopo. Buonissimi i suoi salami.